Cioè in 10 minuti 4 infrazioni simili a quella di ieri che ha causato il decesso di una persona. A volte no, sembra una cosa stupida, una piccola cosa, invece non è una piccola cosa, perché è morta una persona. Non è una piccola cosa, ragazzi. Cioè la vostra stupidità non è una piccola cosa, la vostra stupidità incide sulla vita degli altri. Ora, l'assessore ha annunciato che a fine, entro l'anno dovrebbero iniziare i lavori, si dovrebbero appaltare i lavori per la rotatoria e dopodiché inizieranno i lavori stessi. A mio avviso, se il ritmo delle infrazioni che vengono commesse è questo, cioè 4-5 ogni quarto d'ora, forse da qui alla fine dell'anno è il caso di porre un rimedio temporaneo, non lo so, mettendo un guardrail al centro della strada piuttosto che un New Jersey di cemento e non le bandierine di gomma, perché ragazzi, con la stupidità della gente la gomma non funziona. Adesso vediamo la Vespa, no, lui può lui può, ragazzi, la Vespa. Eccone un'altra qua. Secondo me da qui a fine anno, con questo ritmo, è il caso comunque di trovare un altro rimedio, tipo New Jersey di cemento, piuttosto che, perché la gente è questo, ragazzi, la gente è stupida, la gente non capisce le regole scritte sulla carta, la gente capisce i muri. Gli dovete mettere il muro, guardate quello della 3 è stato mezz'ora fermo lì per fare inversione, cioè questo è un deficiente. Questo è un deficiente al quale va presa la targa e gli va detto: lei è un deficiente, adesso cosa vorrà fare? Guardatelo. Cioè, gli dobbiamo fare i complimenti quasi. Dovremmo fermare, guardate, passa davanti, telefono, sta al telefono anche, il deficiente. Un appello, assessore, sindaco, fate qualcosa, salvateci da questi deficienti, eccone un altro. Cioè, è morta una persona ieri, salvateci da questi deficienti.